Hello, Clarice. Hello. L'aver ammesso le donne nelle forze armate e forze dell'ordine è certamente frutto dei tempi, ma il riconoscimento formale non implica un riconoscimento sostanziale della parità uomo-donna. È stato il tema al centro del convegno Donne e Divisa. L'appuntamento promosso dal Consiglio regionale si è concentrato sulla differenza di genere nelle uniformi e quindi su realtà e prospettive delle donne in ambiti fin dall'origine di esclusivo appannaggio maschile. La donna è ancora vista quella che deve fare alcune mansioni specifiche, perciò anche nell'ambito in divisa si vede sempre la donna come parte più assistenziale, più sociale e non militare. L'immissione delle donne non tanto nelle forze di polizia, perché era già pregressa, quanto nelle forze armate, che è quella avvenuta dal 2000, è soggetta sempre a due aspetti. Uno è l'aspetto normativo, ma l'altro ovviamente è l'aspetto, anche nel mondo militare, è l'aspetto culturale. Quindi è l'approccio di un mondo che era prettamente maschile alle donne, che evidentemente non ha un'evoluzione improvvisa solo in funzione della normativa. Fondamentale la testimonianza sul campo delle donne in divisa, che hanno parlato delle criticità che incontrano nella loro carriera professionale. Sono stata la prima donna a comandare un reparto della Guardia di Finanza in Abruzzo, quindi è naturale che ci siano state delle diffidenze iniziali, un po' di imbarazzo, anche un pochino di curiosità da parte dei miei collaboratori. Però poi queste difficoltà si sono subito appianate con la conoscenza reciproca. Inizialmente l'approccio da parte del personale maschile è stato di diffidenza, in effetti di stupore, ma anche da parte del pubblico, che aveva a che fare con una donna forestale, forse perché è un po' l'immaginario della forestalità un po' rude, che quindi magari mal vede una donna in quel contesto. Il cambiamento delle donne in uniforme si dovrebbe accompagnare ad una crescita sociale e culturale della società italiana in generale e dell'ambiente militare in particolare, ancora caratterizzato da condotte maschiliste. Tutto ciò è ancora più vero se si considera l'ambiente carcerario. La disuguaglianza formale può essere benissimo contrastata per raggiungere un'uguaglianza sostanziale. Noi ancora in Polizia Penitenziaria abbiamo un piccolo ostacolo, e lo anticipo, formale, perché per esempio nell'accesso ai concorsi abbiamo ancora dei limiti e delle quote. Spesso però è l'intelligenza e le condivisioni di esperienze sul campo ad abbattere le barriere uomo-donna. Magari ci sono dei colleghi che partono prevenuti, sicuramente, però è proprio il vivere insieme le stesse cose, facciamo gli stessi addestramenti, lo stesso corso di laurea, gli stessi esami, le stesse prove fisiche. Credo che in polizia non sia oggi più sufficiente indossare un uniforme e avere una pistola, non sia necessaria e indispensabile e sufficiente solo la forza, è necessaria la capacità di relazione. Che la donna è sempre portata e tenuta a doversi, come dire, equilibrare fra un impegno professionale molto importante e anche che la porta a doversi trasferire, a doversi imbarcare, quindi attività molto, molto impegnative dal punto di vista personale, con la famiglia.